Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». Buona domenica a tutti. Continuiamo il nostro itinerario della gioia anche in questa sesta domenica di Pasqua. Un percorso che vuole aiutarci a rinnovare quella esperienza di fede e di vita per comprendere sempre più qual è il nostro impegno concreto al servizio di una esperienza di vita cristiana che possa aiutarci soprattutto a ripercorrere quel cammino stesso di Gesù per sperimentare anche noi nella nostra vita la bellezza della resurrezione. E oggi nel Vangelo Gesù, continuando ancora quel discorso che tenne ai suoi apostoli nel momento stesso dell'ultima cena, quando stava dando il suo addio, stava consegnando quella che era l'esperienza nella sua interezza, potremmo dire che nel momento della morte si dicono tante verità, il Signore stesso ci parla di quella esperienza particolare d'amore, di un amore che serve soprattutto ad essere riconosciuto, dice Gesù, se mi amate. Se mi amate, cioè se davvero avete nella vostra vita quella disponibilità di intraprendere un cammino di seguela, se volete davvero non solo conoscere ma soprattutto sperimentare questa esperienza. Solo se ami potrai osservare realmente, pienamente i comandamenti del Signore. Quei comandamenti che sono raccolti nella bellezza stessa dell'amore, quella capacità di saper amare Dio e il prossimo e di amarlo nella misura in cui vogliamo essere amati noi stessi. E se avremo questa capacità, Gesù dice, allora io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, cioè il Consolatore, cioè quell'Avvocato che rimarrà per sempre insieme con noi, che è lo Spirito della verità, lo Spirito che ci permette di conoscere la verità tutta intera. Gesù vuole dire ai suoi discepoli, e lo ripete a ciascuno di noi, che la vocazione autentica di Dio è quella di stare con gli uomini, di stare negli uomini, ma soprattutto di stare per gli uomini. Ma non basta stare con loro, bisogna soprattutto amarli. E quell'amore di Gesù viene elargito totalmente fino a saper dare la vita per i suoi amici. E sarete, dice Gesù, miei amici, se avrete la capacità di dare la vita per gli altri. Amare il Signore, osservare i comandamenti, significa soprattutto accoglierli, perché accogliendoli avremo la forza di poterli anche testimoniare. Dirà l'Apostolo Pietro nella prima lettura, dirà l'Apostolo Pietro nella seconda lettura di questa Eucaristia domenicale, che dobbiamo essere sempre pronti a saper rispondere a chiunque ci domanda ragione della speranza che è in ciascuno di noi. È proprio la speranza, il dono pasquale per eccellenza, che il Signore vuole farci riscoprire attraverso quell'itinerario di vita, quella speranza che deve produrre una grande gioia nella nostra vita, ed è il dono dello Spirito, quella gioia, quella pace a cui dobbiamo, con grande impegno, anelare continuamente per desiderarlo fino agli estremi della nostra stessa vita, senza trattenere nulla per noi, ma saprendo offrire tutto di noi.
E oggi è anche la domenica in cui ricorre la festa della mamma. Vogliamo fare gli auguri a tutte le mamme, a tutte le mamme della nostra diocesi, a tutte le mamme che manifestano continuamente quell'amore di Dio per i loro figli. All'inizio, in un atto d'amore, hanno concesso la vita ai loro figli e continuano ad amarli lungo il percorso della stessa vita. Auguri a tutte le mamme e buona domenica a tutti. Thank you.